Bentrovati a questa nuova puntata dei libri della settimana. Anche oggi vogliamo suggerirvi la lettura di alcuni testi conservati presso la biblioteca di ARPA, in maniera da stimolare una riflessione, una discussione sui temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e più in generale della cultura ambientale. È stata celebrata la giornata mondiale dell'acqua. Come ogni anno, tutta l'umanità viene, diciamo così, sensibilizzata verso il rispetto di questo bene preziosissimo e la sua tutela, la sua salvaguardia. Come previsto dall'obiettivo 6 dell'Agenda 2030, che appunto recita acqua pulita e servizi igienico-sanitari. L'acqua è una risorsa limitata. E secondo alcuni studiosi, nei prossimi anni sarà oggetto anche di diverse conflittualità, sia di carattere geopolitico, ma anche tra i vari utilizzatori di questa risorsa. E la sua salvaguardia passa anche attraverso una accurata depurazione. Il primo libro, quindi, che vogliamo proporvi questa settimana si intitola Fitodepurazione, soluzioni per il trattamento dei reflui con le piante. È scritto da Maurizio Porin, edito per Edacricole del Sole 24 Ore. Nel testo viene illustrata questa nuova, moderna tecnica di depurazione delle acque che prevede appunto l'utilizzo di piante. Si tratta di un manuale in cui, attraverso anche un ricco apparato fotografico e grafico, vengono illustrate le tecnologie per appunto la depurazione di acque reflue attraverso l'utilizzo di specie vegetali. C'è anche un apparato finale, un appendice che riguarda appunto tutta la legislatura che si occupa della depurazione delle acque. Il secondo libro che vi presentiamo oggi è invece Guida alle leggende sul clima che cambia, come la scienza diventa opinione, scritto da Stefano Caserini per Edizioni Ambiente. Si tratta di un volume, di un libro molto accattivante, che anche attraverso l'ironia smonta tutte quelle fake news che riguardano i cambiamenti climatici e che riguarda una parte di opinione pubblica che potremmo definire negazionista, che non accetta il legame tra le attività umane e il riscaldamento globale del nostro pianeta. Il libro è suddiviso in 10 capitoli che appunto sono i 10 argomenti che i negazionisti utilizzano per smontare la teoria del riscaldamento della Terra. Tra questi, quelli più, diciamo così, di moda sono il fatto che la scienza sia divisa, che il clima è sempre cambiato, che il riscaldamento globale possa far bene e che ormai è tardi per fare qualcosa. In realtà l'autore smonta con dati scientifici e con attraverso appunto l'utilizzo di fonti ben, diciamo così, testate, tutte queste bufale, e ci fa riflettere sul fatto che forse sia arrivato il momento di ripensare il nostro modo di vivere e l'utilizzo che facciamo delle risorse del pianeta. Il terzo ed ultimo libro che vi presentiamo oggi è un libro di storia locale, scritto da Alberto Provantini per Edizioni Tinus. Si intitola La storia passa per Viale Prime, i primi 130 anni dell'acciaieria. Si tratta della raccolta di una trentina di scritti dell'autore pubblicati nel corso degli anni, in particolare tra il 1965 e il 1995, che raccontano un po' l'evoluzione della città di Terni vista attraverso
la nascita, lo sviluppo e le crisi che hanno riguardato l'acciaieria di Terni. La nascita appunto nel 1884 di questa grande industria legata alla produzione di acciaio trasforma un piccolo borgo rurale con 17.000 abitanti in una grande e moderna città industriale che arriva a contarne fino a 120.000. Nel libro sono raccontati anche i periodi di crisi dell'acciaieria, con il licenziamento nel 1953 di circa 2.000 operai, per arrivare poi alla vendita da parte dello Stato dell'acciaieria nel 1994. Un libro molto interessante che può darci lo spunto per approfondire dei temi di storia locale. Ed anche per oggi dalla Biblioteca di Arpa Terni è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguire le nostre attività e le nostre iniziative sul sito di Arpa Umbria all'indirizzo sottoriportato. Vi annuncio inoltre l'avvio di una nuova rubrica, Caffè Lab, che partirà il 31 marzo prossimo alle ore 16:30.